E sicuramente c'era un sentimento che accomunava Tropical Coreano e Russia alla vigilia del match di quest'oggi, vale a dire la sete di rivincita dopo le delusioni di mercoledì con i riminesi, usciti sconfitti nel derby con la Marignanese e i Falchetti, a loro volta battuti a domicilio dalla FIA Riccione. C'è una squadra che sicuramente ha interpretato meglio il match ed è proprio quella padrona di casa, il Tropical, che al 25esimo minuto trovava il gol del vantaggio con questa splendida punizione di Matteo Vitaioli. Vantaggio dunque per i padroni di casa che poi un minuto più tardi trovavano anche il raddoppio. Russi ancora stordito dal vantaggio precedente e Lazzaretti qui approfitta di un'errata uscita del portiere Minguzzi, fa 2-0, ma passano altri 2 minuti, quindi nel giro di appena 3 minuti il Tropical coreano fa 3-0 nei confronti del Russi con questa esecuzione dal limite dell'area di rigore vincente da parte di Fabio Vitaioli. 3-0, davvero un colpo che avrebbe steso un elefante. Il Russi però non esce dal campo ed anzi, sul finire del primo tempo, al 36esimo, trova il gol che riapre in parte il match, quello effettuato da Sek, 3-1. Con il punteggio con cui si va al riposo e con cui si ricomincia a giocare nel secondo tempo, ma ancora i russi in versione Babbo Natale regala campo aperto, campo libero a Matteo Vitaioli per firmare il gol del 4-1. Partita nuovamente chiusa, si potrebbe dire, ma invece così non è, perché siamo al 60esimo minuto. C'è il calcio di rigore assegnato al Russi e conseguente ammonizione per il difensore del Tropical coreano. Dal dischetto è ancora Papasek a firmare il secondo gol del Russi, il punto del 4-2. Poi al 75esimo minuto si riaprono tutti i giochi. Miserocchi da sottomisura trova la rete del 4-3. Il Russi adesso ci crede. Il Tropical trema assolutamente e infatti all'82esimo minuto calcio di punizione per i russi, traversa colta da Pezzi, sarebbe stato il gol del 4-4. Non è arrivato questo gol e così può esultare soltanto il Tropical coreano che si impone sul Russi per 4-3.